giorno liberatorio, quello delle ruspe per i tifosi biancoscudati. Tra poco la pista di atletica, tanto odiata, non ci sarà più. Sono ufficialmente partiti i lavori di costruzione della nuova curva sud, il primo stralcio di lavori che segnerà il completo rinnovamento dello stadio Euganeo di Padova. E oggi abbiamo cominciato e dobbiamo proseguire, un lavoro lungo, molto lungo, e dobbiamo fare di questo stadio la casa del calcio Padova, la casa della squadra del nostro cuore, dobbiamo farla bella. La pioggia non ferma l'assessore allo sport Diego Bonavina, che ha voluto essere presente a questo evento simbolico, ma i lavori erano già iniziati da tempo. Nei giorni scorsi si sono conclusi i carottaggi del terreno per definire lo smaltimento dei rifiuti dopo la rimozione della pista di atletica. Da lunedì invece ci sarà la messa in sicurezza del cantiere, che proseguirà durante tutto il campionato e che porterà non solo la nuova curva sud vicinissima al campo, ma vedrà sorgere anche due palazzetti al coperto. Due palazzetti dello sport in questa zona vuol dire che avremo la cittadella dello sport, avremo la casa del basket, avremo una curva nuova e poi dovremo cercare di lavorare su quella curva nord, dobbiamo cercare di avvicinare anche quella curva. Anche i più scettici si dovranno ricredere, ha puntualizzato Bonavina. Il nuovo stadio Euganeo diventerà realtà con questo primo stralcio di lavori, finanziato in gran parte con i soldi del bando periferie. Un sogno che i tifosi padovani attendevano da quasi 27 anni e che ora in poco più di 9 mesi vedranno realizzato.